Salve ragazzi, benvenuti in questo video. Questa volta vi ho portato le olive in salamoia. Abbiamo avuto la fortuna di trovare queste olive, diciamo, tra virgolette, selvatiche. Abbiamo chiesto l'autorizzazione dei proprietari che non se ne fanno nulla. Sono gran parte olive taggiasche come queste piccole che vedete, che andranno invasettate tutte, prese tutte su misura, una a una e messe nei vasetti. Lo so, è un lavoro noioso, ma poi il risultato sarà ottimale. Quando avrete poi la scelta delle olive più piccole per fare, magari cucinarvi del pesce o che non ne so, oppure delle olive più grandi da usare come aperitivo con gli amici per fare belle figure, comunque selezionate, e poi un po' di misto, come vedete c'è un po' di tutto. Questa tipologia sono quelle, addirittura quelle nere, devono essere buonissime. Queste olive qua le abbiamo prese tutte tra la Riviera Ligure e un po' qua da noi. Noi abbiamo due piante, ma purtroppo quest'anno ci sono stati dei problemi perché hanno avuto l'annata no, e l'annata no aveva tutti i piccoli, diciamo, adesso qua magari ne ho trovato uno, ve la faccio vedere, dei piccoli forellini, dove metto a fuoco, dei piccoli forellini con dentro il verme, e tutte in quella, cioè tutte le piante con questa situazione. O giustamente ci sta anche, perché noi non facciamo comunque trattamenti. Se ci va bene un anno abbiamo le olive belle, se ci va male le olive non ci sono, amen. Però quest'anno le abbiamo finite, abbiamo trovato in giro diverse varietà e le abbiamo prese e via, andiamo giù di olive in salamoia. Allora, io vi faccio vedere subito come le faccio. Allora, intanto le metto a mollo, e qua dipende da voi quanto le desiderate amare o più dolci. Se volete che le olive sono un po' più, diciamo, dolci, dovete prolungare praticamente il loro ammollo. Io adesso qua ho fatto 4-5 giorni più o meno di ammollo, cambiandogli l'acqua due volte al giorno per togliergli l'amaro. E poi alcune, tipo queste qua, più d'aperitivo, le ho tenute un po' più amarognole, le ho fatto 3 giorni invece che 5, perché sto facendo anche un po' di prove per vedere, diciamo, i vari gusti, poi mi annoterò il tutto, poi per i prossimi anni avrò diverse scelte da poter fare in base a quello che faccio. E dopo l'ammollo, vabbè, cambiate l'acqua comunque a parte due volte, almeno due volte al giorno, lì dipende anche da quanto diciamo spurga l'oliva, tanto lo vedete, l'acqua si intorbidisce, diventa brutta, con qualche spiumetta in giro qua e là. E poi ho preparato anche la salamoia, e vi faccio vedere, visto che l'ho fatta adesso, vi faccio vedere quali sono le mie dosi e come l'ho preparata. Ecco, questa è la salamoia, è semplicemente dell'acqua con, sono 2 litri d'acqua giusti, e io uso 90 grammi di sale per litro d'acqua, quindi 180 grammi per 2 litri d'acqua. Si fa bollire tutto bene, si fa raffreddare e poi il giorno dopo la utilizzerete per riempire, diciamo, i vostri vasetti. Io sono comodo a fare una cosa, mi preparo la salamoia alla sera, come avete visto prima, e nel frattempo, dopo che ho fatto tutto l'ammollo, tutto quello che devo fare, quando decido di invasettarle, mi preparo tutti i vasetti come vedete qua con dentro le olive, e poi li metto dentro dell'acqua, così li faccio fare ancora una notte praticamente in, diciamo, ammollo, e poi l'indomani, cioè quindi domani, io svuoterò i vasetti dall'acqua e andrò a riempirli, a sostituire l'acqua che c'era prima con la salamoia che ho preparato, senza usare alloro, aromi, perché a noi piacciono così naturali, poi ognuno giustamente c'è come gli pare. E niente, boh, allora io preparo, ricapitolando, rimetto le mie olive dentro i vasetti, le riempio d'acqua e mi preparo per l'indomani, e poi il giorno dopo, quando quando la salamoia è pronta, vado a sostituire, tolgo l'acqua amara. Volendo potete anche passarle in uno straccio per pulirle, ma tanto la salamoia brucia tutto, quindi non avete problemi, che siete certi che sono stradisinfettate, quindi siete tranquilli che non si crea problema tra l'acqua che c'è nel vasetto, quella micro goccia, con la salamoia non succede assolutamente niente.
diventa tutta poi uguale. E quindi e poi chiudete i vasetti, ma mi raccomando, io vi consiglio una cosa: un pezzettino di Domopack sopra e poi col tappo chiudete bene, a meno che non siete sicuri di avere dei vasetti non riciclati come quelli che faccio, che uso io. Io uso tutti i vasetti riciclati, non ne compro nuovi. Non so, compro il pesto, poi oppure compro il pepe, che cavolo ne so, qualsiasi cosa, e poi riutilizzo. Il vasetto lo metto da parte e poi lo riutilizzo. E visto che i tappi non sono, diciamo, una roba su professional, via, come si può dire, io consiglio sempre di dare un giro di Domo, Pacelofan, non so, chiamatelo come volete, e poi di chiudere ermeticamente bene il tappo e boh. Poi vi consiglio, io li metto la mia data di quando lo preparate. E poi così così mi ricordo quando le ho fatte e poi boh, le metto via e poi verso Natale, sperando magari qualche barattolino più piccolo sia già pronto, perché siamo senza olive, si vede che adesso ce le stiamo rifacendo. E poi boh, secondo me penso che comunque 2 o 3 mesi sono già quasi mezze pronte, penso, io ne so, non mi ricordo i tempi, non li ero scritti, anzi. Adesso mi annoterò il tutto e poi, a parte che c'ho anche questo video che mi può fare da promemoria, mi annoterò il tutto e boh, così almeno nei prossimi anni faccio anche delle varie prove di gradi di amarezze, se questa qua magari l'ho tenuta, che ne so, 3 giorni, questa qua l'ho tenuta una settimana, questa 2 settimane, cioè dipende di come le volete voi, come piacciono a voi. Voi sapete che se prendete l'oliva così com'è, senza metterla in ammollo, e la mettete sotto in salamoia, giustamente l'oliva è amara e sentirete che l'oliva è amara anche in salamoia, ovvio. E boh, tutto qui. Vi saluto, ci vediamo poi nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate like se il video vi è piaciuto oppure no, e commentate che dai vostri commenti si imparano tantissime cose. Ciao a tutti, B. Ragazzi, scusate, ho dimenticato una cosa molto importante. Quando mettete, visto che già mettete l'acqua prima di mettere la salamoia, che poi la salamoia la fate il giorno dopo, già l'acqua vi dà il livello praticamente, vedete? Vi dà il livello che l'oliva deve rimanere comunque sommersa. Non so se potete vedere, se si può vedere, vedete che le olive sono tutte sommerse. Così almeno avendo già anche l'acqua dentro, vi fate una mezza idea che tutte le olive devono essere sommerse. Mi raccomando che tipo questa qua la devo togliere. Mi raccomando che le olive non siano fuori dall'acqua, perché se sono fuori dall'acqua vi fanno una muffa sopra, prende poi parte da lì la muffa e poi va a intaccarvi tutto e quando aprite il vasetto lo campate via. Boh, solo questa certezza che mi ero dimenticato e ci tenevo a dirvi. A presto, ciao ciao!